qua oggi di nuovo a Bergantino a girare sempre quindi scooter cross, ma questa volta farò un video un po' diverso, ovvero vi parlerò più nello specifico dei componenti che montano questi motorini, partendo dalla ciclistica, sospensione anteriore, sospensione posteriore. Ora sto aspettando che arrivino i ragazzi, e appena arrivano si inizia a girare. Vi siamo a Bergantino, stessa location dell'ultimo video, ma quest'oggi, come vi dicevo, vi parlerò più generale delle componenti che montano questi motorini. In particolare questo, anche questo è un categoria C1, ovvero sempre cilindro in ghisa, in questo caso un 70DR a liquido, un 17,5 scarico e trasmissione. Malossi. L'importante è che sia il ghisa e 17,5. Allora, davanti monto una ruota del Maiaguti Crosser con gomma da 80, disco freno braking, steli dell'Arox e una piastra adattata, e la pinza è quella dell'Energy o dell'Arox. Dopodiché il manubrio è un manubrio originale, sempre dell'Energy Extreme. Di motore invece monta un Trophy ad aria con un 17,5, pacco originale, collettore originale, scatole originale, trasmissione, un Polini High Speed come variatore, tutto il resto è originale. Dopo un RS2410 e una Gianelli NRX introvabile. Ecco, però sempre work in progress, quindi... Ho una centralina top gialla perché non avevo un'originale, l'unica che andava era quella e allora ho messo quella. Partiamo dalla ciclistica che sfodera delle ammortizzatore posteriore Paioli Malossi RS24, forcelle anteriori Beta Arc corsa 120 adattate su piantone Piaggio, e manubrio allargato, PS, motore ad aria, disco maggiorato, forcelle Paioli. Come motore montiamo un TPR, scarico è un Atena, carburatore 19 e un multivar, non ha nient'altro in realtà. È uno scooter molto, come si può dire, molto semplice, ma è uno scooter da allenamento, ma ci piace così. Scooter da allenamento devono essere poveri, sennò non sono più ad allenamento.